I tanti, tantissimi triestini appassionati devono rassegnarsi. Non ci potrà essere una riedizione del Festival dell'Operetta nella sua configurazione tradizionale e questo per ragioni economiche. Lo ha affermato con molta chiarezza il sovrintendente del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Stefano Pace, ospite ieri sera alla trasmissione Trieste in diretta. Di contro, il responsabile dell'ente lirico cittadino ha annunciato che vi è comunque allo studio la possibilità di proporre un mini cartellone estivo con i generi musicali più leggeri. Siamo in fase di discussione già con altri colleghi in città degli altri teatri per studiare la possibilità di fare con le risorse che abbiamo e individuare forse altre risorse, ma qui dobbiamo avere un aiuto esterno per poter effettivamente proporre, e lo dico perché non voglio occultare la cosa, una programmazione che non sarà certo il Festival dell'Operetta, perché quello purtroppo è per questioni proprio economiche impossibile da riproporre nelle condizioni attuali, ma di comunque riproporre una programmazione anche un po' più ampia in collaborazione con gli altri teatri per poter riproporre sì anche dell'operetta, ma anche del musical, del balletto, comunque riempire un programma in maniera coordinata e poter prolungare l'attività ma in maniera congiunta in città dei nostri teatri e non in maniera sporadica. Stefano Pace ha quindi voluto sottolineare quella che è la nuova politica del teatro finalizzata ad attrarre un più ampio pubblico agli spettacoli della stagione sinfonica e lirica. I giovani a 26 anni sono un po' più adulti, ma il loro portafoglio rimane quello di un adolescente, quindi perdevano anche la possibilità di assistere a dare seguito a una passione. Quest'anno gli abbonamenti dedicati ai giovani vengono, l'età dei giovani viene portata dai 26 ai 30 anni per tutti. Abbiamo subito notato, perché gli abbonamenti sono stati aperti, che c'è stata una risposta molto positiva in questo. E in particolare per il turno di abbonamento e un turno particolare di abbonamento abbiamo deciso di prolungare questo termine dai 30 ai 34 anni. Quindi chi vuole, venite a teatro, è accessibile, diventa ancora più accessibile.